Sebi Torrisi, Creative Solutions. Riuscire ad utilizzare oggi un multimetro d'epoca sicuramente più macchinoso rispetto ai sistemi più moderni, ma resta uno degli strumenti che ci permette di conoscere meglio le grandezze elettriche da misurare. Oggi i multimetri sono più evoluti, vengono studiati anche ergonomicamente e ce ne sono digitali che riconoscono addirittura automaticamente la portata dove devono operare, ce ne sono anche smart che riconoscono anche la grandezza di misura senza incorrere in danni accidentali, con delle protezioni. Il tutto ovviamente oggi è molto più facile. A me piace tanto scoprire e testare gli strumenti di misura epoca, soprattutto quelli che hanno a che fare con l'elettricità, e all'interno di questo canale abbiamo scoperto credo quasi tutto il mondo ICE con vari articoli che sono riuscito a collezionare. E io sono dell'idea che un esercizio almeno una volta nella vita, un paio di volte ogni tanto, possa aiutare a conoscere meglio le grandezze elettriche e a trattarle con più attenzione quando poi riprendiamo in mano uno strumento più moderno. Da questa parte abbiamo un mega interessantissimo multimetro marchiato Una Milano OHM, analizzatore V31. Non sono riuscito a recuperare manuali e informazioni che potessero farmi risalire alla data di produzione, anzi se c'è tra di voi qualcuno che ne sa più di me, ha più esperienza, gradirei essere aiutato. Ci sono tre mega manopole, vedete qui una che permette di selezionare già il rumore a scatto vintage, è una cosa, una bella figata, che permette di selezionare misure in continua, in alternata, resistenze e capacità. Poi un altro selettore che servirà sicuramente all'azzeramento, alla taratura della misura di resistenza, e qui la scelta delle portate con degli anelli che indicano, a seconda del significato che si assume qui spostando questo selettore, le portate disponibili per le varie grandezze, e poi tutte le boccole che stanno qui sotto per inserire i puntali al posto giusto ed effettuare le misure correttamente. Non ho trovato dei puntali, però facilmente si riadattano questi. È un formato un po' più vecchiotto, quelli senza protezione, dobbiamo stare attenti che si riesce a inserire con più facilità. E poi un connettore di alimentazione, non ho questo cavetto, non sono riuscito ancora a trovarlo, che servirà sicuramente per testare le misure di capacità. Un bel display che indica diverse portate, diversi range e diverse anche grandezze elettriche da misurare. Si va da quella ohmica a quella voltmetrica e amperometrica in continua, poi anche questa in alternata, e poi misure di capacità. Sotto ci stanno i dB, non so come si misurano, ma noi cercheremo comunque di testare quello che riusciamo a fare. Nella parte posteriore ci sta uno sportellino che ci permette di ispezionare la pila per il funzionamento, quasi sicuramente per le misure di resistenza. Di solito i multimetri hanno bisogno appunto di un'alimentazione ausiliaria, e dentro troviamo una pila 4,5 volt che è funzionante. E vedete qui ci sono delle boccole che vanno interpretate in un certo modo. Qui c'è una boccola più VVU, credo VU sia legato alla grandezza alternata, che infatti va a chiudere il circuito con questa, resistenza e capacità. Io penso che questa sia la boccola comune. Selettore messo nel punto giusto, vedete qui simbolo di ohm, portata per adesso una tra le più basse. Effettuerei un test di fondo scala cortocircuitando i puntali e dovrei, attraverso la manopola che c'è qui, regolare il fondo scala. Volendo potrei regolare anche lo zero a riposo dello strumento agendo su questa vite, condizione che potrebbe dipendere anche dal posizionamento. Testerei pertanto una resistenza nota, questa è da 100 kΩ, la verifico con uno strumento sicuramente funzionante di cui mi posso fidare. Scala automatica 100,4, quindi 100 kΩ. Passo quindi alla misura con l'analizzatore, scegliendo una portata che mi permetta di stare in mezzo al quadrante. Io sceglierei questa per 10 kΩ, la lettura va moltiplicata per 10, per cui cortocircuito di nuovo i puntali, regolo il fondo scala dello strumento. Quindi a questo punto passo al test sulla resistenza e vediamo che bene o male ci siamo. 10 sul quadrante moltiplicato per 10 fa 100 kΩ, la portata è questa. A questo punto proverei a cambiare portata per 100 kΩ, significa che sul display dovrei leggere 1, che moltiplicato per 100 farebbe appunto 100 kΩ. Procediamo quindi con l'azzeramento.
e possiamo effettuare la nuova misura. Eccoci qui con il valore 1 letto sulla scala ohmica, che è moltiplicato per 100 kOhm. Test in continua, il mio alimentatore variabile che mi dà una tensione in uscita continua, autocostruito tantissimi anni fa. Attacco qui pure il multimetro moderno. Spostiamo quindi il selettore in continua per misure di tensioni continue, per cui andrò a considerare l'anello dove sono espressi, vedete qui, i volt continui alternati, quindi le portate sono queste. Mi sposto sulla portata del 30, anche perché il mio alimentatore variabile mi pare che fornisce al massimo 25-26 volt. Le boccole da impiegare sono quella comune e credo quella successiva. L'alimentatore variabile è in linea con lo strumento, che dovrebbe essere affidabile, più di qualità. Vediamo cosa succede sullo strumento d'epoca. Vedete qui, mi avvicino con quello variabile, cambio, aumento la tensione, mi porto, che so, a 13,2. Qua abbiamo 13,19, quindi 10 ogni tacca, 0,5, 10, 11, 12, quasi 13 mi misura questo, però effettivamente, diciamo, dai, perdoniamo lo strumento perché ha vissuto e ha lavorato sicuramente tanto, siamo bene o male in quei valori. Se aumento un po', comunque lo strumento risponde bene, mi porto a 20 volt e qui siamo al di sotto leggermente dei 20 volt. Vorrei però vedere cosa succede in orizzontale. Vedete, è uno strumento comunque ottimizzato per lavorare in questa posizione. Sono in 20 e qualcosa, stacco un puntale un attimo, mi sa che ci sarebbe da regolare lo 0 di nuovo. Ci portiamo qui e vediamo di reinserire il puntale. Un peletto in più, dai, però ci siamo. A questo punto mi prendo il cavetto di alimentazione dell'alimentatore variabile, qui ci sta la 220 volt, la tensione di rete, sposto la porta, la grandezza, qui il selettore in alternata, e mi porto su una portata, valore alternato, vedete qui, che come minimo deve stare a 300 perché dovrei cadere all'interno, poi moltiplicherò per 10 la lettura. 224 volt e boccola VU, dovrebbe essere questa la boccola relativa alle grandezze alternate, e vediamo che succede. Ci mettiamo qui, dobbiamo fare molta attenzione perché questi puntali non sarebbero tanto indicati perché hanno una parte esposta, vedete, e qui succede qualcosa, mannaggia, questo poverino non me la legge, ma è perdonato perché ha fatto tanto lavoro. Sono su una portata di 1000 volt in alternata, però non me la legge, me la legge tutta alterata. Invece a 300 vado in fondo scala, c'è qualche partitore di resistenze che è saltato. A malincuore l'alternata non riesco a leggerla. Dovreste riconoscere questo cavetto fatto così dai video verticali, che mi permette di inserire i puntali di uno strumento di misura per misurare correnti. Adesso inserirò lo strumento qui, vediamo che boccole impiegare e collegheremo un carico. Utilizzerei queste due boccole, speriamo di non sbagliare, magari qualcuno mi aiuterà se ha utilizzato questo strumento. Queste sono microcorrenti, vedete qui, e queste sono portate superiori. Vediamo un attimino qui, perché dovrei leggere qualcosa espressa in milliampere. Infatti la scala in alternata mi indica milliampere massimo 30 qui, che nella portata maggiore per 1000 dovrebbe essere qualcosa come 10 ampere, 10.000. Questo lo attacco qui e all'uscita qui ci attacco il mio trapano a colonna vintage, che non dovrebbe assorbire più di un ampere. La lancetta sbatte violentemente contro il fondo scala a indicare che qualcosa mi sa che non va. Non avrei altre boccole da utilizzare per distinguere tensioni da correnti, perché il posizionamento delle manopole è uguale, anzi devo stare attento perché qui c'è rete, e peraltro l'inserzione amperometrica sarebbe in serie e dovrebbe passare energia. Qui o c'è un'interruzione, non proprio, c'è una grande caduta di tensione, infatti passa pochissima energia, il relè stenta a eccitarsi, quello dell'autoritenuta del trapano a colonna, e la lancetta sbatte violentemente nel fondo scala. Quindi per l'alternata tensione e correnti non ho nessuna lettura, o sbaglio io oppure è successo qualcosa, qualche guasto durante l'utilizzo negli scorsi anni.
Se potete aiutarmi, fatelo, e se avete usato lo strumento, parlate pure. Ho fatto un piccolo test per la corrente continua e non ho letture neanche, sbatte sempre l'indice, si vede che c'è qualche problema. Utilizzando dei connettori fast ho improvvisato un cavetto di alimentazione da adattare all'apposito connettore a bordo del multimetro per capire un po' se è possibile migliorare la lettura delle grandezze alternate. Qui di solito ci va alla 220 volt, ma nulla da fare perché ero già sicuro dall'inizio che questo connettore servisse per le misure di capacità. Quindi ho fatto un tentativo questa volta per le capacità, che in cortocircuito mi dà un segnale, comunque una risposta sul multimetro. Di solito si effettua l'azzeramento, cosa che sono riuscito a fare con il multimetro ICE. Quindi mi sono procurato un condensatore di quelli non polarizzati da 35 microfarad e regolando le portate purtroppo non sono riuscito a leggere valori apprezzabili o comunque che si avvicinassero a quello atteso, neanche con un altro condensatore, quello del microonde 0,1 microfarad. Capisco che normative e protocolli di sicurezza limitano l'utilizzo di questi strumenti, anche se possibilmente funzionanti e affidabili. Allo stesso tempo ritengo che queste siano esperienze da fare o da veder fare, soprattutto nelle scuole, per capire un po' cosa si nasconde, cosa c'è stato alle spalle di uno strumento come questo e come vanno interpretate le unità di misura, le grandezze elettriche, volevo dire, dove qui si capisce, secondo me si stimola di più la curiosità e i perché di come si utilizzano delle boccole rispetto ad altre in funzione appunto di ciò che stiamo misurando, anziché contare e cullarsi sui sistemi automatici di riconoscimento della portata, delle scale e delle grandezze elettriche. Nel frattempo do una pulitina e ripristino il manico, vediamo, con una cinghia, nell'attesa che qualcuno si faccia vivo tra di voi e possa darmi più lumi sull'utilizzo, sulla manutenzione di questo strumento, mentre darò pure io una sbirciatina all'interno. Da Sibido Risi è tutto, io vi ringrazio e alla prossima.